sia decisamente ricco, vuoi per contenuto che per tematiche, che si apre proprio con la più grande iniziativa del momento. Ed è proprio da Piazza Grande, a ridosso del Duomo e della Ghirlandina, che avrà inizio la nostra avventura. Beh, io mi commuovo sempre di fronte ai bambini, quindi ieri sera è stato bellissimo, oggi anche. Sono tutti gasati i bambini, questo fa un gran piacere. Dei grandi e dei piccini, non potevamo non seguire Topolino e la sua simpaticissima band che ci hanno accompagnato al Pavarotti International. Pinocchio, ti piace il gelato? È buono il gelato, è vero? Quanti ne mangi al giorno? Uno? Due? Tre? Quattro? Uno? Perché altrimenti ti viene mal di pancia. Senti, ma ti piace fare le marachelle? Le marachelle, le birbe, le bizze. E il nasetto però cresce, è vero? Quindi mi sa che sei proprio un bel birichino. Allora, facciamo una cosa, birichino, capisci birichino? Birichino, non capisci birichino, birbante, cattivo, non sei cattivo, e il naso cresce. Salutiamo Pinocchio, che è veramente un personaggio stupendo, uno dei tanti della Walt Disney Paris. Quando c'è una grana e tu non sai che cosa far, hai una fischiatina, fa una fischiatina. Senti, ma qua siamo in un mondo fatato, un mondo magico. Qual è la canzone di Walt Disney che ti piace di più? Oh mamma! Qual è quella che ricordi meglio? Vagamente un po' c'hai tutte, ma comunque io Walt Disney lo amo, nel senso io sono un amante dei cartoni animati. Quindi, bello, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù. Senti Mietta, ma che cosa ci fai al Pavarotti International? Beh, prima di tutto io sono in un tour radiofonico, quindi per presentare il mio nuovo album La mia anima, che è uscito in questi giorni. Mentre proviamo occhiali, ce ne canti un pezzettino? Angeli noi, fratere blu, noi chiamiamo un po' di più. Basta, bravissima Mietta. Nicoletta Mantovani, un'organizzazione decisamente complessa, Pavarotti and Friends, Pavarotti International.
Sì, direi che è abbastanza complessa, però un team che lavora con me, siamo 6 ragazze, abbiamo veramente rinunciato alla nostra vita privata per 2 mesi, però i risultati sono visti e questo ha ripagato qualsiasi sforzo. Disney e tanti scopi sociali al contenuto. Disney, qua al concorso ippico sì, abbiamo Disney, abbiamo i bambini di Chernobyl e la Liberia con un incasso incredibile quest'anno per di circa 4 miliardi e mezzo in totale, quindi siamo molto contenti. Notevole, come pensate di iniziare questo nuovo progetto? Ma lo inizieremo presto, penso in agosto, e noi riteniamo di poterlo aprire nel 2000. It's turn around, here she comes to take a crown. Maestro Pavarotti, come è iniziato il suo impegno con il World Child? È incominciato quando chiesi a Bono di venire a cantare qua. Nello stesso momento in cui gli chiedevo di cantare, gli chiedevo anche se conosceva un ente capace di lavorare in giro per il mondo per i bambini. E lui ha detto che ne avevano appena creato uno, lui e Brian Eno ed altri, per cui è stato il tutt'uno. Allora con Brian Eno e gli U2 noi abbiamo incominciato a lavorare per il World Child, quindi sono 3 anni adesso. È iniziata una bella storia, una storia che ha... Abbiamo già finito in Bosnia il centro musicale dove si incontreranno tutti i ragazzi di tutte le fazioni, diciamo così. Si sono già incontrati, li abbiamo inaugurato, io sono andato là assieme ai cantanti, c'era appunto anche Bono ed altri, anche Brian Eno e tutti i nostri italiani, c'era Zucchero, Giovanotti. Questo è l'anno della Liberia, un grande impegno anche questo. Liberia, sì, l'anno della Liberia, dobbiamo fare una cosa in una nazione di ma diciamo così martoriata da una guerra civile che dura da 7 anni. Un posto abbastanza dimenticato da tutti, mi sembra, per cui World Child ci ha suggerito di fare una cosa lì. Speriamo che vada bene, perché logicamente mi sembra che la pace faccia fatica. Senti decisamente ad arrivare. Comunque nell'ambito del Pavarotti International abbiamo pensato anche ai bambini della provincia di Modena, riunendoli a concorso. Concorso sia per quanto riguarda il settore dello sport che per quanto riguarda l'arte nel vero senso della parola, con il grande concorso della Bonissima. Tanto che alla fine questi bambini verranno premiati con 250 computer messi proprio offerti dal Pavarotti International edizione 1998. Sì. Abbiamo voluto spendere i nostri soldi bene, mi sembra che spenderli nei ragazzi sia la cosa più bella, nelle scuole, quindi io penso che siano poche le città che hanno adesso che sono servite così bene dai computer. Anche in questo caso il Pavarotti International è uno scopo sociale. Sempre, e quest'anno facciamo un'autobulanza per la città di Modena. A questo punto vorrei chiederle, come proprio sua tifosa, sua fans, un autografo. Non a caso ho tra le mani una pubblicazione che risale al 1981 da parte del Teatro Comunale. Una bella edizione. Parliamo un attimo anche di Teatro Comunale. A me hanno chiesto di inaugurarlo quest'anno, dovrebbe essere adesso prima di Natale. Come lo vede questo avvicinamento di nuovo al Teatro Comunale? Lei sarà presente anche? Può vederlo un cantante, una cosa bellissima che la tua città riapre il teatro che ha chiuso poi tra l'altro per pochissimo tempo. Noi siamo degli alacri e quindi non stiamo tanto a perdere tempo. Potremmo rivedere di nuovo sul palcoscenico a cantare le sue belle opere. Che mi hanno chiesto di inaugurare e quindi... Grande spettacolo, riusciremo... Un concerto io e un'opera alla Freni, mi sembra di aver capito. Quindi un grande rientro, si può anticipare qualcosa? È una grandissima soddisfazione da parte mia anche cantare Modena, perché era molto difficile cantare Modena quando ho cominciato. Grazie mille, a quest'altr'anno. Grazie, arrivederci.